Amici di TV Violar, buonasera a tutti. Buonasera, l'ideale è iniziare sul 4-5 con Boris dietro. Alfredo, portatelo via, grazie. Eccolo, arriva anche Alfredino. Siamo al completo qui, sul capo 2 delle miglia di Violar, detto anche Suzanne Lenglen. C'è Beppe Telone Luigi De Santis, che serve per restare nel set contro l'ostico Paolo Corbi. Il punteggio appunto è 4-5. E Corvi è aggressivo, cerca subito di portarsi in vantaggio nel game, ma la risposta non è buona neanche per il doppio, e quindi siamo sul 15-0. Intanto c'è una distribuzione di sostanze sospette qui al lato, dove Alfredino non so che cosa abbia dato a Luigi. Se Luigi non fa 3 doppi falli in questo game, vuol dire che è droga. Allora, 15-0, intanto mastica Luigi, eccolo qua. Ragazzi, questo è evidentemente doping. Comunque, 30-0, una grande prima di servizio, su cui Paolo Corbi però non si fa intimidire, cerca di rispondere a tutto braccio. Infatti la risposta di Paolo Corbi esce di un buon 8 metri e siamo 30-0. Ecco ancora Luigi al servizio. Si lancia la palla sul campo 3. Gran servizio, infatti, come suo solito, se Luigi mette dentro una grande prima, il colpo seguente finisce o a rete o sui teloni. Un po' di doping, io non dovrei. Ma cos'è? C'è un po' di doping anche per me? Dammi un po' di doping che io non sono. Cazzo, questo è doping notevolissimo. Io non dovrei, ma insomma qui distribuisce. Distribuisco fuori la prima. È il nuovo sponsor del circo. No, mamma mia, quanto sono buone, dammelo ancora. Ma. In concorrenza sicura, questo è lo sponsor Mamma Lucia. Ragazzi, grande risposta. 30 pari. Luigi si rammarica di aver servito morbido sul dritto dell'avversario, il quale non vedeva l'ora di poter mettere a segno un vincente di dritto. 30 pari. Corvi a 2 punti dal set, lo vediamo molto concentrato in risposta. Luigi ha una trazione fatale per il campo 3. Il braccio trema, le vene ballano e la prima non entra. Intanto io, è certo che quando entra è devastante. Il problema è che entra una volta ogni 30. Comunque, seconda di servizio, 30 pari. Oh, questo è un bello scambio, bravo Luigi. Anche bravo Paolo, che però poi si vede, riesce a tirare a rete una palla da, non so, credo da 5 cm dal net, non so come. Era... In realtà era già nel campo. Se l'è tirata all'interno. Ha sfidato le leggi della fisica, è riuscito a mettere a rete una palla che francamente era praticamente impossibile sbagliare. Comunque, 40-30. Ragazzi. Ragazzi, no, che scambio, ragazzi. Complimenti, grande tennis, Luigi ci sorprende, va su 5 pari e come suo, conoscendolo tutto non farà merito, più un game per i prossimi 3 quarti d'ora. Tutto merito del nuovo sponsor, lo tutto sponsor merito del, Mamma Lucia. Ma tutto merito del doping Mamma Lucia. Ragazzi, che scambio che abbiamo assistito, ragazzi, tocchi di fino a profusione. Punteggio 5 pari, questo è un game importante. Luigi con grande personalità è riuscito a mantenere il servizio senza farsi intimidire. Intanto serve in volley di Paolo Corbi, risposta, grande risposta, sagace oserei dire, di Luigi, che risponde vedendo l'avversario scendere a rete con un pallonetto, e il buon Paolo non riesce a far altro che a sfiorare la palla. Ma quell'errore di Arete prima quello è pesante, rimangono nella testa. Sì, fai come me, te lo porti dietro per 4 giorni. Quella era la palla del set. Serve volley. Ed è grande, grandissimo. Grande Luigi, risponde lungo linea con un rovescio di violenza inaudita. Troppo Sinner ha visto. È un Luigi, possiamo dire, irrigonoscibile finora. Ma io l'ho sempre visto solo giocare così, deve essere la mia presenza, evidentemente. 0-30, attenzione, di nuovo. Quindi l'avversario non scende. Luigi si domanda cosa fare e, come nella migliore delle situazioni, tira lungo. 15-30.
comunque. Attenzione ragazzi, 15-40 e qui abbiamo molto due bravo. Palle break, attenzione, molto bravo Luigi, 5-4 per l'avversario, molto bravo Luigi, devo dire, ci chiediamo, sorprendentemente, no, è bel doping Mamma Lucia, 15-40, ci chiediamo cosa fosse quella polvere bianca attaccata alle mandorle, esatto. Mamma Lucia, 15-40, attenzione ragazzi, doppio break point, questa usciva, questa usciva, lui la prende perché comunque 30-40 è la palla che lo poteva dare, mandare facilmente sul 6, usciva, usciva, quindi ancora break point a favore di Luigi e siamo 30-40, dai, resetta. vediamo un po', 30-40, Paolo serve forte ma la palla si ferma sul nastro, lui allarga le braccia come per dire proprio ora che mi serviva la prima, non entra. Attenzione, quindi è break point e seconda, guarda, di servizio. Il cognome di Paolo. Corvi. Paolo Corvi. Buona seconda. Paolo in difesa, alza un pallonetto. Ragazzi, che... ecco, mi sembrava strano, cioè tre dritti di seguito. Stavo pensando, ma allora è la telecamera che galvanizza il nostro Beppe. No, che peccato. Peccato. Dai. Voleva schiacciare il mondo, rompere la pallina, e invece ha semplicemente sfrangiato la rete. Se non vince questo set è colpa nostra. Ma certo. No, ma io l'ho detto prima che non fa più un game per tre quarti d'ora. Out. Siamo 40 pari. Paolo non entra la prima. Occhio. Però... ha comunque una buona seconda. Eccolo là, telone della migliore delle tradizioni. Reset a tutto. Reset all. E quindi Paolo Corvi ha la palla del 6-5. Dopo essersela vista brutta, ha semplicemente messo la palla di là in attesa del regalino tradizionale del nostro Beppe De Santis. Questa è fuori. Niente, la prima di Paolo non entra in questo game. Batte bene, eh? Ma batte bene, sì. L'abbiamo battezzato. Andiamo via. È il primo doppio fallo del match per Paolo Corvi nel momento in cui noi dicevamo che batte bene. Benissimo, noi siamo una garanzia. Solo Ciccio Buttinelli ci riesce a superare in queste cose. Fantastico. Grande Ciccio. Molto bella la risposta, campo libero. E infatti... come nella migliore delle tradizioni, infatti stavo dicendo, però tira fuori, dove il campo è libero la palla esce, è una regola del Bialar questa. Comunque di nuovo palla del 6-5 Paolo Corvi, anche qui la prima non va, ragazzi, il braccino è tale perché comunque il momento è pregno di tensione. I giocatori, eccola, 6-5 e niente, abbiamo avuto due palle per il break, importante sarebbe stato perché si sarebbe portato a servire sul 6-5, invece niente. Sarebbe bastato che lasciasse, insomma, doveva solo lasciare una palla. Bastava lasciare una palla in effetti. E vincere il set. Esatto. Senti, Alfredino, allora grazie intanto di essere stato nostro ospite, sappiamo che sei venuto appositamente in anticipo rispetto al tuo match, proprio per essere con noi in compagnia. E beh, per vedere Luigi De Santis, insomma. Pensa gratis. Sempre per guardare, sì. Io sempre di più sto passando ormai dalla fase di giocatore di tennis a guardatore di tennis. A guardone. Sì. Ma c'è anche un qualche di erotico anche, penso, perché quando c'è Beppe De Santis... Sì, con tutti sti manici, per forza. Esatto. TV Vialar 2000, esatto. Grande tennis, e adesso vediamo Paolo Corvi, che viene da questa parte, a cercare di portarsi avanti, di breccare l'avversario e di vincere questo primo set. Eccolo qua. Un po' ciondolante come suo solito, ma non fatevi ingannare dalle apparenze perché il braccio possiamo è di acciaio. Possiamo proporre anche a Paolo Corvi un po' di doping di Mamma Lucia. Vuoi un po' di doping di Mamma Lucia? Niente, no, Paolo Corvi snobba e sono fatti suoi. Adesso se perde il game sappiamo perché. Vediamo Beppe, la prima di Beppe. No. Out, 208 km all'ora, ma fuori.
aggressivissimo. Questa è la palla, la stessa questa palla che aveva tentato. Stupendo, molto bella, incrociata, molto la stessa palla preparata che aveva tentato nel precedente game di servizio di Beppe, che era uscita di un metro e mezzo. 0-15, Corvi molto concentrato. Adesso lo disturberemo un po', come si usa. E anche qui non entra, non entra la prima di servizio del nostro Beppe. Gioca con una magnifica racchetta Corvi, molto interessante. Questa è bellissima, questa è bellissima. E il nostro Beppe si carica con un livello è alto. Ragazzi, stasera il nostro Beppe gliela molla. E quindi è 15 pari, ha una bella risposta di Paolo Corvi, risponde il nostro Beppe con un lungo linea vincente, molto molto bello. 15 pari. E lui tira sempre più forte, ma la palla non ha intenzione di superare il net. Questa era 209, l'abbiamo vista. Doppio fallo, ragazzi, attenzione, bisogna essere un po' più attenti, un po' più smart in queste situazioni. Quando il punteggio è così delicato, forse conviene mettere dentro la prima, rischiarla un po' meno. Invece noi, Luigi vuole portarsi subito il punto facilmente a casa. Quindi è 15-30. Sono dinamiche che conosciamo molto bene a memoria. 15-30, anche qui si tira la palla a casa. 15-30. Grande prima, questa volta entra, vediamo il rovescio. E ragazzi, questo sì che è grande tennis, l'abbiamo ammirato. Ma lui l'ha detto, ha visto Sinner questo pomeriggio e si è riuscito a immedesimare, o forse viceversa, magari Sinner ha visto Luigi e si è immedesimato. 30 pari, Corvi molto sportivo, fa i complimenti, comunque rimane a 2 punti dal set Paolo Corvi. Cioè, non bisogna ridere di questi errori. No, noi non ridiamo, è un colpo di tosse, è un po' di nauceutine. C'è stato un momento del vento, tra l'altro. Sì, noi non ridiamo mai di queste cose. Comunque, 30-40. Palla del set, attenzione. E qui noi sappiamo che Luigi darà il meglio di sé. Guarda, io lo conosco come le mie tasche. Set point, Questo è fuori. No, in realtà è stato bravo. Parità. Luigi non ha intenzione di cedere questo game, ma la palla non ha intenzione di superare la rete, bisogna che i due si mettano d'accordo. Torna meditabondo verso la riga di fondo per servire la seconda. Adesso vediamo che cosa ci regala, quale delle sue chicche. Eccolo qua. No, anche in questo caso, non so se hai visto, nel lancio della palla c'è stato un refolo di vento. Sì, beh, un refolo, una buriana, perché sennò Luigi non sbaglia queste palle. Solo una buriana avrebbe potuto portarlo all'errore. E attenzione, il secondo set point per Paolo Corvi. No, io sono molto dispiaciuto per quella palla che lui ha preso prima, che è uscita, quella famosa palla che gli avrebbe regalato il set. No, il 6-5 gli dava il 6-5, era sì. Comunque attenzione, dai, set point, non disturbiamo. Sulla riga serve, serve sulla riga. Molto bella. E ragazzi, grande tennis, bravi tutti e due. Bravi tutti e due. Io ho 2 biglietti per la finale dell'ATP Final di Torino, te li regalo. Sì, a questo punto che senso ha andare a Torino? È inutile. Cioè, il livello qui... comprare il treno, non ha senso. Il livello è tale qui che... Finiamo di vedere il game e poi lasciamo la linea al satellite. Allora, parità di nuovo, Corvi sempre a 2 punti dal set. Net! First serve, era molto bella la prima di Luigi. Sulla T, però ha sfiorato il let e quindi ripete la prima di servizio. E come voleva si dimostrare, prende il net. No.
Anche qui. Bravo Luigi, si complimenta da solo perché per la seconda volta consecutiva sulla parità regala un doppio fallo che porta nuovamente Paolo Corvi al set point ed è il terzo. I due precedenti Luigi li ha salvati entrambi con due veramente punti molto belli. Vediamo se non c'è due senza tre. Eccolo, alza le mani al cielo, si dice bravo coglione. E il punteggio è 7-5 Paolo Corvi, fine primo set. Allora amici di TV Violar, noi ringraziamo i nostri milioni di tennis di altissimo livello, che qualcuno ne possa dire ogni tanto è solo per invidia. E il nostro Beppe De Santis, come nella migliore delle tradizioni, dà spettacolo e poi perde. Quindi il secondo set comincia con Paolo Corvi al servizio. Noi ringraziamo i nostri... Certo, serve volley. Bello, bello, bello. Ci fa piacere avere...